would you hold me if I told you we can just run away? I miei ricordi sono di mio padre portiere nella Samp, sono in bianco e nero quasi, perché lo andavo a vedere a Marassi con mia madre alla domenica e mi ricordavo la sofferenza, perché comunque quando tiravano in porta c'era mio padre, quindi mia madre si agitava e io ero contento di vedere mio padre in mezzo al campo così. Poi altri ricordi sono che ogni tanto, come è capitato in passato, i figli dei calciatori andavano al campo con il padre. E io mi ricordo da ragazzino che giocavo a pallone con Benetti, Morini, e quindi era una bellissima cosa, queste giornate di sole così, e il pallone, gente che gioca con te, che ti fa giocare, che poi erano campioni, ma io ero inconsapevole in quel momento. Avere un padre calciatore, vedere le figurine, si mangia pane e calcio, e anche le madri mangiano, ti fanno mangiare pane e calcio, e quindi sicuramente il mio obiettivo era cercare di emulare mio padre, ma non ci sono riuscito, perché io per poco e con la Sampdoria avrei avuto l'esordio in Serie A, però dopo ho giocato in Serie B e in Serie C e ho fatto la mia carriera, come poi l'ho seguita da preparatore dei portieri. Avevo sostituito Mauro Rosin, facevo il terzo portiere nella Samp e il portiere titolare era Ivano Bordone. Quell'anno lì feci tre panchine, di cui l'ultima fu a Udine, e la domenica successiva ritornai al mio posto perché Mauro stava bene, e quella domenica lì giocò Mauro sostituendo un quarto d'ora Bordon, che si era fatto male a un dito. Il mio DNA è blu cerchiato, quindi ho il sangue doriano, e perché sono nato in questa città e ho sempre seguito la Sampdoria, anche quando giocavo al sud o lavoravo come allenatore all'estero, quindi lontano anche dall'Italia. E devo dire la verità che molto da tifoso, perché sono stato male quando abbiamo perso la finale a Wembley, perché poi comunque avevo delle cronache dirette telefonando a casa, quindi dal successo della Samp, dello scudetto, che fu una combinazione meravigliosa, perché papà e tutti i ragazzi meravigliosi della Samp, dello scudetto, vinsero lo scudetto, io vinsi il campionato memorabile della Salernitana, andando dalla C1 alla Serie B, quindi fu una doppia festa in casa. Però poi dopo, come ho seguito e ho sofferto le vicende di Coppa Campioni, eccetera, eccetera, eccetera. È un destino avere questo DNA, insomma, perché comunque ho avuto le prime mie esperienze e le ultime con dei ex blucerchiati che hanno segnato pagine importanti per la parte blucerchiata di Genova, e quindi è stato molto importante, quindi iniziare a lavorare con loro, fare le esperienze, soprattutto esperienze internazionali, perché ho girato quasi il mondo in qualche continente allenando portieri che mi hanno dato tante soddisfazioni. Comunque un legame, l'ombelico del mondo, voleva dire, per la nostra famiglia è proprio Genova. Io sono diventato preparatore dei portieri perché comunque c'era una pubblicità una volta che diceva, c'era una ragazza che parlava col padre, e il sottotitolo: io ho la mia enciclopedia. E io la mia enciclopedia ce l'ho, perché quando si può avere un problema o una disquisizione o un'analisi di una situazione, un esperto così importante che ha poi costruito e messo le basi della nostra categoria dei preparatori dei portieri, quindi un raffronto, un confronto è sempre stato molto utile, e quindi è stato un piccolo vantaggio per me. Abbiamo mischiato le nostre esperienze, l'adattamento del calcio moderno a quello che poteva essere le esigenze immediate, quindi con la nostra tecnica, le esigenze che hanno gli allenatori per avere i portieri quando tu devi comunque allenarli da un punto di vista tecnico o anche psicologico o fisico, quindi è sempre stato un laboratorio. Stessa cosa sta succedendo con mio figlio Daniele, che sta iniziando a avere l'esperienza in prima squadra con la Samp, e quello che può essere il mio bagaglio, quello che è anche stato il bagaglio di mio padre,
perché comunque queste esperienze possono essere sfruttate, perché ogni tanto si ripercorrono anche dal punto di vista tattico. Devo dire, il comune denominatore Samp, sia in nazionale dove attualmente stiamo lavorando, ha fatto e ha creato una simbiosi, perché comunque anche i giocatori della nazionale hanno visto che c'è un feeling particolare fra lo staff e l'allenatore, e che si crea un feeling fra lo staff e la squadra, dove ci sono queste componenti che in modo sinergico si possono dare dei risultati più che positivi. In più devo dire che è stato un campione da calciatore, è un grande talento, ha una grande intuizione nello scovare anche i portieri, di Roberto Mancini, perché veramente lavorare con lui a livello di risultati da ottenere e come lavoro è abbastanza facile. In più però si è soggetti molto alle critiche di Roberto quando i nostri giocatori, ovvero i portieri, commettono qualche errore.